Sia tifosi della propria squadra, perché sia tifosi della propria vita, anche oggi. Buongiorno, buongiorno e buona mercoledì 18 settembre, cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri è storia, brutta storia. Domani è un mistero, ma oggi è un dono. Godiamoci questo dono, mentre ieri è stata una brutta, bruttissima storia. Forse avevo pensato di aver esagerato quando ho detto che era forse il più brutto Milan che io abbia visto in Coppa dei Campioni, in Champions League. Perché non è il risultato, abbiamo perso 4-0 con la Corugna, abbiamo perso 4-1 con Real Madrid, con l'Atletico Madrid. Abbiamo perso altre partite. Abbiamo perso perché abbiamo giocato male. Ieri non abbiamo giocato. C'è una differenza abissale. Io ho visto anche, ve lo assicuro, partite anche per questioni familiari, a livello di promozione, prima categoria, ma non ho mai, giuro, visto quello che ho visto ieri. A metà del primo tempo, con la palla che era lì nella nostra area, senza mai uscire, con Pavlovic che non guardava in giro, Tomori guardava in giro, Calabria guardava in giro, Hernández guardava in giro, Maignan guardava in giro e la palla rimaneva sempre lì. Timido tentativo per portarla avanti, mai un fraseggio, la palla tornava lì e questo Pavlovic, che lo metto non come colpevole perché intelligentemente, probabilmente, Pavlovic non è un giocatore che possa far partire bene l'azione, non ha queste caratteristiche. E allora quelli del Liverpool cosa hanno fatto? Pressavano gli altri e lasciavano Pavlovic lì. Sapevano che non sarebbe nato nulla, non è che ci volesse il picco della mirandola per capire questo. E io ripeto, quei 20 minuti lì sono e mi rimarranno sempre nel cuore, nella testa, come l'anti-Milan, classe, stile, eleganza, raffinatezza, voglia di giocare e questa palla che non usciva mai dall'area. Palleggiavano e continuavano. Quanti passaggi indietro, ieri, quanti passaggi indietro. Maignan, Pavlovic, Theo, Fofana, Reinders, Pavlovic, Maignan. È tutto così, tutto così. Adesso però, anzi dopo nelle pagelle, esamineremo le responsabilità dei tanti giocatori che sembrano ancora più scarsi di quello che in effetti non sono, perché sono buoni giocatori, ma adesso mi sembrano completamente spauriti. In questi casi, cari amici, e dobbiamo parlare del futuro, in questi casi di solito si cambia l'allenatore. Allora io domando, di solito ho detto, però bisogna essere dentro per capire se sia il caso di cambiare allenatore. Adesso io mi domando che cosa stanno decidendo. Che cosa vogliono decidere? Che cosa vogliono fare? Vogliono fare qualcosa? C'è stato l'ultimo regalo del nostro caro allenatore Stefano Pioli. Spero che qualcuno si incominci a ricredere, cercando di dimenticare l'ultimo mese e mezzo, forse gli ultimi 6 mesi. Però tutto sommato mi sembra che a calcio abbiamo sempre visto giocare, salvo che nell'ultimo mese, perché non voglio dimenticare che nel 2024 l'inizio era stato brillante fino ad aprile, ma lasciamo stare il passato, Pioli, non voglio tirare dentro ancora. Pioli ci ha fatto un regalo, va all'Al Nassr, lui si farà un regalo ricco, però toglierà al Milan lo stipendio che deve dare a Pioli. E dato che vi ho sempre detto che uno dei motivi per cui il Milan aveva preso
un allenatore, voleva allenatori di questa fascia, Lopetegui, Fonseca, era proprio perché non voleva andare sopra i 3 milioni, visto che doveva già darne, o meglio 6 milioni lordi, visto che doveva già darne 9 milioni lordi, non voleva esagerare nel costo dell'allenatore, e quando si prendono allenatori di quella fascia, hanno il valore di questi allenatori di questa fascia. E allora, adesso, con questa, con il probabile trasferimento di Pioli all'Al-Nassr, il Milan non dovrà più pagare 9 lordi e gli rimarrebbero eventualmente circa 5-6 lordi a Fonseca, perché io guardo il lordo, perché il netto, il lordo, bisogna pagare il lordo. Cosa vogliono fare? Investire? Aspettare? Aspettare ancora il derby? Poi dopo il derby sono convinti di andare avanti? O poi basta un pareggio o un'altra sconfitta per poi, visto che c'è il Bayer Leverkusen, a giocare così, signori, non si batte nessuna squadra. A giocare così non si batte nessuna squadra in Europa e se ne battono poche in Italia. Mi auguro che ci sia meno terrore da parte dei giocatori in Italia, perché in Europa diventa dura. Allora, la mia domanda è la nostra domanda. Che cosa vogliono fare? Hanno già eventualmente sondato un allenatore? Ma giusto per pararsi, ovviamente, e in maniera tale che nel caso qualcosa non fosse andato, come non sta andando, essere pronti. Hanno già un'idea? Qualsivoglia idea? E questa è la domanda di oggi. Cosa vogliono fare? Un Milan così brutto, lo ripeto, non lo ricordo sul piano del gioco. Forse ne ricordo uno, anche lì che ha snaturato completamente il Milan, quell'1-0 dell'Inter l'altro, 1-0 nel derby, dove il Milan è stato, non è il Milan, perché tutto possono toglierci, ma non le caratteristiche del nostro Milan. Io penso alla gente ieri, quando guardava la partita, che io vi dico sempre è spettacolo, divertimento, gioia, stupore, ma quanto si saranno annoiati a vedere questo Milan con questa palla che non si muoveva mai dall'area. Ma andiamo alle pagelle, poi parleremo questa sera con Didi sul piano tecnico-tattico, cos'è che non è andato, come dovremo giocare con l'Inter. Parleremo ancora alle 3, vedremo un po' i commenti nel video della palla di pelle, riassumerà un po' le pagelle disastrose certamente di ieri, e parleremo poi nel video ancora che cosa succederà. Ho visto che ci sono già le prime voci Allegri. Io ho una buona conoscenza con Allegri, non mi sembra, mi sembrerebbe molto strano, per togliervi ogni illusione, che Ibrahimovic, che non si è lasciato molto bene con l'Allegri, vada a prendere Allegri, ve lo dico già, perché bisogna ricordare un po' la storia, eh? Poi tutto potrebbe essere. Ma andiamo alle pagelle. Le pagelle. Maignan ha salvato il Milan in 2 o 3 occasioni, ma secondo me è gravemente colpevole o parzialmente colpevole sui 2 gol, quelli presi di testa. E quindi io gli darò 5,5. Gli do 5,5, non mi sento di dargli 5, perché ripeto, senza Maignan avremmo preso probabilmente un gol o 2 in più, quindi 5,5. Non so se sono stato generoso o meno. Calabria, 5. Non ha giocato una brutta partita, ma quel fallo col giocatore che stava andando là, un giocatore esperto come Calabria non deve commettere. Questa ingenuità pesante che è costata il gol del pareggio. Correo, tutti i giocatori della difesa. 5,5 a Tomori sul piano difensivo. Mi è sembrato il più pronto, quello che si è arreso per ultimo, però quelle palle vaganti, mai nessuno che ci va, e vedi il gol di Van Dijk e vai il gol prima ancora di Konaté, sono insopportabili. La difesa prende ancora dei gol, cos'è? 2, 4, 6, 9 gol in 5 partite, e si continua come se nulla fosse. 9 gol in 5 partite, continuiamo con 4-2-3-1. 9 gol in 5 partite.
Pavlovic. Pavlovic mi dispiace molto, perché Pavlovic, che è un grande giocatore, sta facendo delle figuracce, secondo me proprio perché anche lui ormai è spaurito, non sa, anche lui è in grande difficoltà, è sempre lì, gli fanno costruire, non ha mai toccato, ha ragione Capello, fra il portiere e lui non hanno mai toccato tanti palloni rispetto ai centrocampisti che ne hanno toccati molto meno. E mi dispiace perché è un bel giocatore Pavlovic, ma non ha le caratteristiche di star lì a impostare la palla, e poi soprattutto si trova giocatori che arrivano da tutte le parti. Il tentativo addirittura di calcio di rigore sul cross dalla sinistra che ha permesso a Szoboszlai di segnare il terzo gol, una goffaggine incredibile. In un mese mi hanno anche tolto le certezze che avevamo su Pavlovic, che è un grande giocatore. Questa è una brutta colpa. Teo Hernandez qualcosa ha fatto ieri, gli darei, perché non si possono dare tante sufficienze, 5,5. Anche lui non si è molto visto, doveva curare Salah, ha giocato una buona partita in certi tratti, però viene il voto, comprende un po' tutta la situazione, 5,5. Fofana è uno dei migliori centrocampisti ed è il centrocampista della nazionale francese, ma anche lui secondo me è messo in difficoltà da come in questo momento il Milan sta giocando a centrocampo. Lui e Loftus-Cheek 5,5, ma bisogna cambiare qualcosa, perché questo modo di giocare fa sì che nelle partite importanti i giocatori sembrano dar sempre l'impressione di non sapere cosa fare, si trovano invischiati lì in mezzo, e quindi anche i giocatori bravi sembrano ancora meno bravi. Reinders, un altro a cui diamo 5, anche lui ha provato, ma anche lui lì c'è confusione, a centrocampo c'è una grande confusione. Il miglior in campo è stato Pulisic, oltre che per il gol, non si è mai arreso, è stato splendido, ha corso, ha messo anima, e quindi do al migliore in campo Pulisic. 5 Leao, niente. Secondo Capello, che ho sentito con molto interesse, ha preso il primo pallone al 20esimo, però se siamo grandi giocatori dobbiamo anche noi capire il momento della squadra, andare a prendere palloni eccetera, a recuperarli. 5 anche Leao. Morata 5,5, si è molto sbattuto là davanti, però non un pallone, tutti i palloni sporchi, la difesa male, la costruzione male, l'attacco quindi male. 5,5. Sono entrati Abraham, 6, ha cercato di andare via l'uomo, ha spinto la squadra. È un giocatore che ancora non è stato immischiato dalla confusione che ha preso tutti i giocatori, anche i nuovi, che sono qui da qualche settimana, da qualche mese. Però gli diamo il voto sufficiente anche lui, anche se ha giocato poco. Emerson ha giocato pochissimo, senza voto, ha fatto in tempo a fare qualche pasticcio. Poi Toriani, che ha preso il posto di Maignan, al quale è capitato un problema alla gamba. Sembrava una comica ieri, in 3 punti si è fatto male il povero Maignan. Sembrava incredibile. Toriani gli diamo 6, ha effettuato un paio di buone parate. Poi giocatori che sono subentrati non gli diamo neanche voto, perché non hanno inciso né nel bene né nel male, solo, ripeto, un pochino Abraham. E poi arriviamo all'allenatore, che voto volete dare? Sapete che io non vado sotto il 5, quindi date il voto che volete. 5. Vuole andare avanti con questo modulo 4-2-1? Io voglio insistere. Io penso che continuando così rischia veramente tanto. Ma poi voglio capire proprietà e società che idee abbiano. Fanno finta di niente? I tifosi ieri sera non hanno fatto finta di niente. Stanchi, angosciati, preoccupati, frustrati, umiliati, furenti. Non si può continuare così, un'umiliazione dietro l'altra.
pareggio col Toro, sconfitta col Parma, pareggio con la Lazio. Questo 4-0 contro il Venezia, che speravamo fosse l'inizio di un qualcosa. Adesso mi dicono ieri sera e poi là ci chiudo. Mi hanno detto: ah, ma il derby potrebbe essere la partita della svolta. Basta. Doveva essere questa ancora spartita della svolta. Adesso vediamo, queste sono le mie pagelle. Oggi parleremo del futuro. Ma che futuro attende questo mio caro vecchio decrepito Milan? Che futuro attende questo che mi preoccupa? Questo che mi preoccupa? Questo che mi preoccupa? Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.